Ludovica Martino, tutta la protagonista femminile di Lovely Boy. Insomma, abbiamo visto che in questi mesi ti hanno fatto fare i ruoli più disparati. Questo anche è un inedito per te come tipologia di personaggio, no? Sì, sono molto contenta. La cosa di cui vado più fiera nel mio percorso è che è un percorso molto variegato. Cerco sempre di scegliere progetti che da spettatrice vedrei, quindi che mi piacerebbe vedere, ma soprattutto da attrice cerco sempre di diversificare, quindi sia perché mi piace toccare un po' tutti i generi e mi piace capire in quale riesco meglio e quale mi piace di più, e sia per una sfida personale, quindi questo era ancora più diverso e spero che continuerà sempre così, perché per me non c'è cosa più bella e soddisfacente di andare lontani da sé in questo lavoro, che è un viaggio verso l'abbandonare se stessi e capire dei lati umani dei propri personaggi. Se sono uguali a te non è più divertente. Ecco, in questo film, che appunto parla di questa discesa all'inferno di un giovane trapper romano, tu sei, interprete, diciamo, la fidanzata, che però è un po' forse l'unica che c'ha un po' di sale in zucca, ecco, diciamo così, quella che forse cerca fino all'ultimo di salvarlo. Sì, lei è, diciamo, la sua normalità, il suo sostegno, è una stella, è una luce nella vita di lui che però non è abbastanza luminosa, non riesce a farsi ascoltare. Purtroppo è una relazione, come dicevo prima in conferenza stampa, un po' a tre, sono lei, lui e la sua dipendenza, e quando lui è alienato da quella cosa lì è completamente assente, quindi lei è sola e abbandonata e non riesce a reggere il ritmo di una relazione così pesante e con così tante cose precluse, quindi a un certo punto decide che per se stessa, nonostante il sentimento, nonostante l'amore che si possa provare, ad un certo punto invece è meglio salvarsi e quindi è meglio decidere di chiudere gli occhi e prendere coscienza della situazione e salvare sia la vita di lui, appunto andando in comunità, e sia la vita di lei, insomma. Ecco, con Andrea Carpenzano avevi già fatto il campione e quindi diciamo che poi parti avvantaggiato quando ritrovi qualcuno con cui hai già lavorato, è tutto molto più semplice, no? Lui dice che siamo Brad e Angelina perché, non lo so, sì, ultimamente ci propongono ruoli insieme, noi ci troviamo bene, siamo amici, abbiamo trovato una via per comunicare e dopo il primo film in cui abbiamo un po' oliato gli ingranaggi, adesso andiamo bene, andiamo meglio e io mi trovo bene con Andrea, è un bravissimo attore, quindi spero di continuare, di fare magari il terzo film, chissà, non c'è due senza tre. Terzo film in cui però lui annunciava che, insomma, era arrivato il momento di quagliare in un terzo film, insomma siamo stati fidanzati comunque più o meno, insomma, in due film, però poi sesso nulla, quindi la prossima volta. Non ci fanno mai baciare a me Andrea nei film, vabbè, se la vi. Senti, e invece qual è il tuo rapporto con la trap? Allora, io non conoscevo benissimo questo universo trap, lo conoscevo un po' perché magari mio fratello, che è più piccolo, lo ascolta su Scam Italia, Martina Lelio lo ascoltava molto e quindi mi aveva fatto conoscere Massimo Pericolo, Sfera Ebbasta e altri un pochino più famosi. Cioè quelli più famosi, però non, diciamo che ogni tanto ascolto, ma non così tanto. Da quando ho fatto Lovely Boy di più, sono venuti gli FSK da noi sul set a girare delle scene e quindi da là ogni tanto li metto, mi caricano, però insomma sì, li ascolto, alcuni sono nella mia playlist. Senti, ma da questo film che messaggi speri che arrivi ai ragazzi? Ma è un film che in realtà non ha molto, non si porta un moralismo di fondo, quindi secondo me è un film che insegna inconsciamente, quindi spero che i giovani lo vedano. Non è un film pesante, cioè non è un film che dice oddio ora devo vedere questo film perché ora mi insegnano a non fare queste cose, no, ti fanno solamente riflettere sul cosa succede ed è una cosa che tocca molto la nostra generazione, quindi spero che i giovani, anche chi non va al cinema, invece si possa godere questo film per qualche ora e emozionarsi e riflettere anche un po'.
Chiudiamo con inevitabilmente un in bocca al lupo al tuo grande amico Ludovico Tersigni, che si appresta a partire con X Factor, e quindi magari un giorno ti vedremo anche ospite. Ma sì, speriamo, se non ci inviti di meno. No, è in bocca al lupo Ludo, bacio grande, spaccherà sicuramente. Perfetto. Invece qual è il tuo prossimo film? Dio. Allora, esce Luna Park, che è una serie TV di Netflix, che esce il o 20 o 30 settembre, un attimo di defiance, e poi esce Lovely Boy su Sky il 4 ottobre. Insomma, non ti riposi mai, come diciamo ogni volta. Eh sì, speriamo di riposarci. Sì, sono contenta così. Cioè, avremo tempo per riposare quando non ci sarò più. Ora diventa una cosa drammatica questa intervista. Grazie allora e complimenti. Grazie, grazie.